devo dire, sono in grande imbarazzo, no? È da ieri che parliamo di questa vicenda del canale di Sicilia e è da ieri che io mi chiedo, ogni volta ne parliamo quando c'è un numero imponente di vittime, no? Perché poi lungo quella rotta di migranti ne muoiono tutti i giorni, quindi c'è persino una responsabilità nostra di chi fa informazione se ne parliamo soltanto dinanzi ai grandi numeri e poi c'è una responsabilità della politica. Allora, quale grande responsabilità c'è? Allora, sicuramente è un bene parlarne, io ringrazio di essere stata invitata a questa trasmissione, sarebbe bene parlarne non solo in TV ma anche nelle sedi istituzionali, dove purtroppo, devo dire, tace tutto, c'è il grande silenzio. Nelle sedi istituzionali se ne parla poco, se ne parla veramente poco. Le responsabilità della politica. Succedono queste tragedie, questa è l'ennesima tragedia. Io ricordo la strage del 1996 davanti all'isola di Lampedusa, sono passati quasi 20 anni e a tutt'oggi la politica che cosa ha fatto? È riuscita a costruire un sistema di cooperative da destra a sinistra che in realtà su queste persone lucrano, ricordiamo le intercettazioni di Buzzi che ci diceva che gli immigrati rendono più del traffico di droga, ma non è stato in grado di fare un singolo provvedimento che risolvesse seriamente la situazione. È possibile farlo? Secondo noi sì, perché abbiamo sentito che l'Europa non è responsabile. Scusate, l'Europa non è responsabile, ma ci scordiamo spesso che l'Europa siamo anche noi. L'Europa, l'Italia è stato uno dei padri fondatori delle nazioni fondatrici, addirittura Altiero Spinelli è stato il primo ideologo di un'Europa unita, di un'Europa che fosse una confederazione di Stati, quindi è una cosa anche italiana. Come fare? La crisi libica è chiaro che è generata da una cattivissima gestione della questione Gheddafi, di cui anche noi siamo responsabili, non solo la Francia e la Germania. Però adesso noi ci troviamo come paese di fronte alla Libia e abbiamo la grande responsabilità e il grande onere di accogliere questi disperati. Si parla di un milione di persone e di lì l'allarme, no? Pronte a venire. Però vorrei ricordare perché spetta all'Italia accogliere questi disperati, perché purtroppo l'Italia è stata la ratificante di un accordo, l'accordo di Dublino, che ha una storia molto lunga, proviene dal all'epoca governo. Però avevamo pensato ad essere furbi, no? Perché poi all'italiana avevamo pensato che il problema fosse di un altro, perché questa è la verità. In realtà l'accordo di Dublino dà al paese dove il migrante approda tutta la responsabilità della sua gestione. Faccio un esempio, se un migrante libico approda in Italia per andare in Finlandia a raggiungere i cugini, gli zii, i parenti, in realtà l'accordo di Dublino obbliga l'Italia a tenerselo, non solo a prendersene cura, ma addirittura se scappa la Finlandia è obbligata a restituircelo. Ora, questo accordo di Dublino è stato firmato da tutti, parte da Andreotti, è stato poi ratificato da Lega, Forza Italia durante il governo Berlusconi, è stato di nuovo confermato dal governo Letta. Quindi se vogliamo veramente che l'Europa se ne occupi, dobbiamo essere i primi noi a dire Europa occupate, perché noi non ce la facciamo. Quindi evitiamo di ratificare l'accordo. Mi pare che però siamo in questa fattispecie a questo punto. No, vi faccio sentire le parole di Renzi. Sicuramente il Movimento 5 Stelle, ma anche Scelta Civica, ma anche SEL, lo dico guardando l'onorevole Migliore perché insomma sa bene di che cosa parlo, che dicono che questa cosa è la commissione inaccettabile, noi... Che fate? Allora, sostituzione di massa in commissione dà un po' l'idea del concetto di democraticità che ha questo governo. Senta, mi perdona solo un secondo, mi dicono che c'è Cuperlo al telefono, poi la polemica dentro il Partito Democratico ormai un po' ci siamo abituati, certo siamo ad un momento particolare. Le chiedevo, prima che chiamasse Cuperlo, cosa succede in commissione? Allora, diciamo che sostituzioni di massa all'interno di una commissione sono un insulto alla democrazia, possiamo metterla come vi pare, ma insomma quando uno non è d'accordo, prendiamo 10 persone e le leviamo, non è democrazia. Quindi quello che decideranno di fare i miei colleghi alla Camera probabilmente sarà di non partecipare a questa farsa. Il primo commissario mi lasci finire.
Ah, e, allora mi buttano fuori dal scusate, partito però io ho parlato facciamola, poco, facciamola fatemi parlare, insomma, blog, poi diciamo che le polemiche all'interno del 5 Stelle sono quisquilie rispetto a quello che succede nel PD. E comunque questo stiamo parlando, non del movimento. 10 commissari che non sono d'accordo e sono stati rimossi in massa su una legge che è la legge elettorale, quindi la legge che porterà i rappresentanti in Parlamento, ed è una brutta legge, anche lei l'ha detto all'inizio quando era ancora a Selle, quindi mi permetto di dire è che è una cambiata. Legge molto, molto peggiore del Porcellum. E non è qualcosa da trascurare, incide sulla vita quotidiana, perché se noi facciamo una legge elettorale in cui ci sono i capilista bloccati, per cui in Parlamento manteremo solo dei nominati dei partiti, in cui c'è un premio di maggioranza alla lista che comunque manderà in Parlamento dei partiti che rappresentano poco la popolazione, vuol dire che chi sarà in Parlamento tutelerà gli interessi dei partiti e non dei cittadini, quindi scordiamoci il reddito di cittadinanza, scordiamoci diritto allo studio, scordiamoci diritto alla salute, perché nel momento in cui i partiti si chiudono e decidono di infilare con un combinato disposto della legge elettorale e della riforma costituzionale che toglierà spazi alla democrazia e costituirà un Parlamento di nominati, perché il 75% saranno nominati dai partiti, vuol dire che gli interessi dei cittadini non saranno tutelati, saranno tutelati quelli dei partiti. E quindi sono delle leggi che vanno discusse accuratamente, approfonditamente con le minoranze interne e con le opposizioni. Andare a colpi di fiducia su una legge elettorale è uno schiaffo alla democrazia, gravissimo, veramente grave. Allora, Silvia Sardone, però... no. Bene cari amici, benvenuti, eccoci giunti alla 10ª puntata di Don Chisciotte e i mulini a vento, le solite 4 chiacchiere del martedì sera delle ore 22 con l'amico Alfredo alias Don Chisciotte, vero Alfredo carissimo? Bene, fra poco darò la parola all'amico Alfredo, all'amico Don Chisciotte, ma prima volevo scusarmi con tutti quanti per il ritardo della trasmissione, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. Detto questo, vi dico subito, avrete capito dall'audio che avete appena ascoltato dell'intervento di Elena Fattori del Movimento 5 Stelle riguardo al problema dell'immigrazione e delle responsabilità politiche dell'Italia, e quindi uno degli argomenti che tratteremo questa sera sarà proprio questo, insomma, che ce ne parlerà l'amico Alfredo. Quindi io bando alle ciance e do subito la parola all'amico Alfredo. Se ci sei, batti un colpo e partiamo alla grande, anche se con grande ritardo, e mi scusa anche con te Alfredo per questi problemi tecnici. Ci sono, come tutti i martedì, un appuntamento a cui non voglio assolutamente mancare. Avrei voluto mancare nell'argomento più che altro, perché ritornare a parlare dei barconi della morte, degli immigrati, è sempre un grosso dolore per noi, e che non guardiamo la cosa con cinismo, ma con trasporto, come trasporto verso le persone che hanno creduto in un futuro migliore e l'hanno trovato purtroppo solo nel fondo del Mediterraneo. La tragedia che avete certamente sentito dire, letto e visto nei telegiornali e nei media è talmente grande che non ci sono parole per descriverlo. Tra sabato e la domenica, infatti, sul fondo del Mediterraneo, già stipata di cadaveri, purtroppo, sono andati a finire altre 950 persone in un naufragio disastroso, in un carico di 1000 migrati, solamente un 28 sono stati superstiti e non c'è stato più niente da fare. Le considerazioni sono tante, cari amici, e la considerazione più facile e tragica da prendere in considerazione quella di ritornare indietro nel tempo, al tempo del trasporto dei neri, allora si chiamavano negri, dall'Africa all'America, dove venivano acquistati dai latifondisti per lavorare il cotone, il tabacco
e le grandi produzioni industriali già allora dell'America centrale e dell'America del Sud. E la dinamica è la stessa, è stata la stessa, ma io credo che ci sia una differenza sostanziale in questo morire. Anticamente, cioè nel 1800, nel 1700, durante le requisizioni di negri sulle coste africane, nei paesi interni, che venivano caricate sulle galere, sulle navi in rotta verso l'America, erano forse trattati anche meglio perché venivano pagati a persona al momento dell'arrivo. Qua la situazione invece è totalmente diversa e totalmente capovolta. Qua, per fuggire da un'Africa devastata, da delle nazioni in cui la miseria ha scavato una profonda fossa e ha seppellito tante persone, tanti bambini, tante donne, per fuggire da queste realtà allucinanti che noi non riusciamo nemmeno a immaginarci, hanno pagato, sono stati loro a pagare delle cifre enormi per delle nazioni devastate dalla miseria, per poter oltrepassare il Mediterraneo e cercare un briciolo di vita, per cercare un briciolo di libertà e un briciolo di possibilità di ricrearsi una vita, ma anche questo non è stato possibile. Queste navi negriere sono state trappole mortali, l'abbiamo già visto da anni ormai, queste ben definite carrette del mare che raccogliendo immigrati sulle coste dell'Egitto, della Libia, eccetera, vengono stipati senza pietà e spesso, anzi, troppo spesso chiusi nelle stive come topi e trasportati in un mare che non è sempre benigno. Questa volta la dinamica è sempre stata quella abituale. Lo scafista ha chiesto aiuto perché la situazione era diventata insostenibile. È arrivato in soccorso una nave e ha triato questa richiesta di soccorso, neanche fatte con delle radio, ma addirittura con dei telefoni satellitari. E sono venuti in soccorso dei marinai della King Jacob, solo che per cercare di raggiungere questa nave il più presto possibile su questi gommoni che sono di 20-30 metri di lunghezza. Gli immigrati a bordo si sono spostati su un unico fianco e a questo punto la nave si è rovesciata. Il risultato purtroppo lo sappiamo, sono stati 700 uomini, 200 donne e 50 bambini che non hanno più visto le coste della nostra Italia. È una cosa che mi dà molto pena anche parlarne, perché sono esseri umani, che cercano disperatamente una nuova vita, esattamente proprio come siamo stati noi nella fine dell'Ottocento, primi del Novecento, quando cercavamo disperatamente una nuova vita in America. Purtroppo, la memoria della storia è una memoria estremamente breve nel noi, sia per ignoranza, sia proprio per cercare di dimenticarla, ma i nostri emigrati, i nostri nonni, i nostri avi che hanno cercato in America una nuova vita sono stati trattati esattamente come noi. Quindi non vogliamo alzarci a
a giudici, non vogliamo cercare una scusante o una morale su questo fatto, perché il problema è enorme. Non possiamo, questo l'articolo che vi sto descrivendo, l'ho letto sulla stampa, ma vorrei anche unire il discorso che ha fatto l'onorevole Di Maio l'altra sera, ieri sera, a Quarto Grado, il programma con Paolo Del Debbio, che ha chiaramente posto il problema della realtà in cui viviamo, e a fronte della scelta del nostro governo di istituire una giornata dell'immigrato, che mi sembra quasi una presa in giro al problema, l'onorevole Di Maio ha puntualizzato con estrema precisione che non si può parlare di una giornata dell'immigrato quando non si pone assolutamente mano a dei provvedimenti che cerchino di evitare queste tragedie. Io non saprei dire che provvedimenti si possono prendere, perché l'afflusso continuo che adesso sta aumentando con la buona stagione è inarrestabile. Non c'è un flusso migratorio costante, ma d'estate aumenta considerevolmente. Ma io mi faccio una domanda, però mi pongo una domanda a questa situazione, una domanda che ci eravamo posti tutti anche quando avveniva l'immigrazione dai paesi dell'est: chi parte viene tenuto all'oscuro della fine misera che fanno il 70, l'80, il 90% di chi prende la via del mare? È una domanda che vorrei, di cui vorrei avere una risposta, perché queste persone che pagano sia in moneta sia in vita questo desiderio di libertà, sono informati di quello che andavano incontro. Mi ricordo che quando ci fu l'inizio dell'immigrazione dai paesi dell'est, dalla Jugoslavia, dall'Albania, si parlava addirittura che queste nazioni fossero irretite dalla nostra televisione, che veniva vista anche nei loro paesi, perché le pubblicità, le trasmissioni, i varietà, i talk show davano un'idea di un'Italia ricca, e illudendosi di questa ricchezza, illudendosi di poter partecipare a questo ben godi, ha spinto tanta gente a scoprire poi che in Italia non è quell'America che sognavano. Già per noi italiani non è neanche una nazione che ci permetta di vivere in maniera decorosa, quindi immaginiamo questi stranieri. E questi stranieri che hanno delle origini diversissime, perché vengono dall'Algeria, dall'Egitto, dalla Somalia, dalla Nigeria, dal Senegal, dal Mali, dal Zambia, dal Bangladesh, dal Ghana. Quindi è una emigrazione, uno spostamento epocale, un esodo, come dicevo prima, parlando prima della trasmissione con l'amico Rosario Saiuz, è quasi un esodo biblico di queste nazioni. Solamente che durante l'esodo degli ebrei dall'Egitto il Signore misericordioso dava l'acqua e il mangiare costante ogni giorno che veniva. Qua invece vengono questi poveri migranti, vengono racchiusi come animali all'interno di stive, e come topi muoiono quando la nave affonda.
è terrificante, perché da una parte c'è questa tragedia, dall'altra parte c'è il guadagno, la speculazione, gli interessi enormi di chi organizza questi viaggi della morte, dei quali però non si interessano assolutamente. Addirittura sono state percepite delle telefonate dalle guardie costiere e dalle capitanerie di porto in cui gli scafisti deridono queste situazioni, ridono un po' come i nostri governanti ridevano delle disgrazie durante i terremoti della Toscana o durante i terremoti che sono successi ultimamente in Emilia, e per loro è stato un business estremamente conveniente, più della droga, più di qualunque altro sistema per procacciarsi soldi in maniera facile alle spalle dell'altro. Mi scuso di questa tirata, però mi è proprio uscita dal cuore, perché è veramente una cosa. Certamente gli immigrati in Italia ci creano dei problemi, però nella notizia che vi darò dopo ne parleremo. A te, Rosario, per un commento. Beh, i commenti, caro Alfredo, cioè, è la pelle d'oca che mi viene, diciamo, sentendo le notizie, esatto, leggendo, esatto, soprattutto in questi giorni, che poi i media nazionali, no? Cioè, sia la carta stampata, sembra, la televisione e radio, insomma, hanno dato all'incidente, ai disastri che ci sono stati in questi giorni, perché se muoiono 900 persone, 800 persone tutto d'un colpo fa notizia, ma le persone che muoiono costantemente tutti i giorni in questi paesi non fa notizia, insomma. E questo è quello che mi fa rabbia, perché noi ci ricordiamo dell'esistenza di queste persone soltanto quando arrivano in Italia, però ne parliamo pochissimo, delle disgrazie, delle angherie che subiscono queste popolazioni in questi paesi che ormai sono martoriati da guerre civili, da guerre intestine, da tutto quello che c'è e che sta accadendo. Ma la colpa, si sa benissimo che cos'è, la colpa è sempre dell'Occidente, secondo me, perché non abbiamo voluto che questi popoli risolvessero i propri problemi. Cioè, non ci dimentichiamo che Saddam andava bene fino a un certo punto e non era un fondamentalista. Dopo un certo punto non andava più bene agli americani, quindi bisognava farlo fuori. Certo. Parliamo della Libia, Gheddafi, vediamo la Libia che cosa sta succedendo oggi in Libia, no? Certo, sì. Ecco, Gheddafi manteneva un certo ordine fino a un certo punto, no? Ma fin quando andava bene all'Occidente tutto è a posto, poi a un certo punto non andava più bene all'Occidente, insomma. Saddam era da togliere di mezzo. Gheddafi era da togliere di mezzo. Cioè, in fin dei conti siamo noi, cioè il mondo occidentale è quello che ha la colpa maggiore, perché è quello che è la scintilla, sì, delle cose che accadono costantemente. È vero. Ma di fronte a questo, però, c'è da dire anche che abbiamo migliaia di persone occidentali che lavorano onestamente, vediamo tutte le associazioni, no? Che lavorano in questi posti per cercare di dare una vita un po' dignitosa a queste popolazioni. Ne abbiamo tantissimi. Cioè, guarda Medici Senza Frontiere, per esempio, faccio uno per tanti, perché poi dopo non mi vengono in mente altri nomi, ma ci sono tantissime associazioni che lavorano onestamente, lavorano a scapito anche della loro vita in questi posti. E alla fine ci ritroviamo, insomma, che questo mondo occidentale cosa fa? Si discute ognuno nei propri paesi, guardiamo l'Europa,
lasciano tutta l'incombenza all'Italia, lasciano da solo all'Italia, che poi non è solo l'Italia, perché guarda Malta, guarda la Spagna, guarda anche la Turchia in questo caso, perché per anche tutti da quelle quelli che parti popolano il sbarcano, Mediterraneo. sbarcano questi migranti, no? Non è che solo arrivano solo in Italia. In Italia fa colpo perché abbiamo una marea di politici che si scandalizzano che arriva questa gente, che dovremmo bombardarli addirittura, insomma, farli fuori subito sulle coste appena escono con i barconi. Come stavo dicendo, appunto, è per questo. E allora noi ne parliamo. Allora vedi che tutti i media, tutti i giornali, insomma, la carta stampata di regime, perché io la chiamo i media, i telegiornali e i giornali maggiormente sono di regime. Non può essere altrimenti, parlano di queste notizie, però poi alla fine è solo per dare una notizia, ma non per cercare di capire i problemi. L'hai mai sentito in qualche telegiornale far capire alle persone, chi guarda un telegiornale, insomma, cosa sta realmente accadendo e la colpa di chi è, di quello che sta accadendo in questi Assolutamente, posti? è assolutamente impossibile da rilevare quella, un benché minimo interessamento o un benché minima cosa fatta, ecco. Sì, è per E si questo. fanno solo chiacchiere e nient'altro. Purtroppo con le chiacchiere non si mangia, non si sistemano i problemi, No, no, anzi. con le chiacchiere ci sono persone, secondo me, che fanno grandissimi affari con questi Oh migranti. sì, questo Non so, indubbiamente. lo scopriremo vivendo, no? Si dice, insomma, si dice Ah, così. ma speriamo di riuscirci. Tu prima Volevo. parlavi, diciamo, delle risate che si facevano per telefono, e io mi Gli ricordo di scafisti. quello scandalo delle risate per telefono del terremoto dell'Aquila. E Certo, l'esatto. allora cosa vogliamo aspettarci da questa gente? No, assolutamente nulla. Assolutamente nulla, perché E quindi. tutta questa è solamente un discorso di soldi, perché dietro tutto questo c'è sempre un interesse politico e economico, come tu hai detto giustamente, tutti i personaggi arabi, eccetera, che facevano comodo, fino a che facevano comodo venivano tenuti, quando non venivano, facevano più comodo venivano eliminati. È un discorso politico, è un È semplicemente discorso un discorso di supremazia. di supremazia, come l'America ha gestito l'Iraq, l'Iran e le varie cose, i suoi interventi solamente avvenivano quando la situazione andava a discapito loro. E questa è la realtà. E adesso vedremo cosa accadrà in Ucraina. Vedremo cosa accadrà adesso, poi qualche sera parleremo anche del problema ucraino, che è una bomba ancora più vicina a noi. Esatto, È fuori dall'uscio questa bomba, insomma. Quindi esatto. non è che. Però staremo a vedere, ne parleremo. Ne Io allora parleremo voglio appunto. dire la cosa che vorrei far capire, perché noi non abbiamo le verità. La verità chissà chi ce l'ha, no, Alfredo? Noi cerchiamo con questa Assolutamente. trasmissione, diciamo, di risvegliare, di stuzzicare le persone a ragionare un attimino. E quindi io dico semplicemente questo, cari amici, se a voi capita, date sempre aiuto a queste associazioni che fanno del bene in questi posti, perché queste associazioni fanno un lavoro grandissimo. E voglio dire al governo semplicemente, non demandare ai sindaci, soprattutto dei piccoli luoghi dove mandi questi migranti, li sbarchi là e li fai vivere in situazioni degradanti, perché poi dopo vivono in situazioni degradanti queste persone. Cioè, demandare a piccoli comuni, insomma, che a stento riescono ad andare avanti, insomma, con le finanze che hanno, no? Perché alla fine non si risolve niente. Secondo me la questione oggi con questi migranti la può risolvere tutta l'Europa unita, ma non come stanno facendo adesso. Solo chiacchiere distintivo e basta. No, no, no. Ma risolvere veramente diciamo che l'Unione Europea intervenga in prima persona, ma tutta quanta. Perché
perché poi alla fine è questo, e non lasciare ai, diciamo, agli stati di confine, no? Come l'Italia, la Turchia, come la Spagna, lasciare a questi paesi soltanto l'onere poi del lavoro sporco, diciamo, che poi alla fine è questo. Quindi, cari amici, se vi capita, soprattutto adesso che si paga col 7,30, il 5 per 1000, studiatevi qualche associazione, andate a vedere in internet qualche associazione che merita il vostro 5 per 1000, quant'è? Non mi ricordo mai. Ecco. 5 per 1000. Donate, ci sono anche associazioni, il 5 per 1000, il 5. Sì, certo. È irrisorio, ma donatele a queste associazioni che fanno del bene. Questo è quanto importante. Volevo dire, soltanto perché poi se incominciamo a parlare più approfonditamente rischiamo anche di andare oltre il confine che ci siamo prefissati, no Alfredo? Esatto. Perché questo è il discorso. Ma stasera non hai qualche musica, Rosario? Sì, no, fra poco manderemo un buon bel brano questa sera. Bene. Per spezzare la trasmissione, ma comunque rinnovo anche, diciamo, le scuse a tutti gli amici che ci ascoltano che c'è stata questa partenza falsata della trasmissione, certo, perché poi ci sono stati problemi tecnici, ma comunque, come vedete, abbiamo ripreso alla grande e la trasmissione durerà lo stesso un'ora, non vi preoccupate, perché ci sono, dopo Alfredo, dopo il brano musicale, ci parlerà di altre cose. No, si parlerà della situazione, diciamo, della questione migranti, però nel nostro paese che cosa portano veramente i migranti, vero Alfredo? Poi esatto. Ma io volevo puntualizzare un'altra cosa. In un mondo dove tutto deve, il discorso che tu hai fatto, Rosario, sui problemi tecnici, eccetera, forse perché noi siamo nati col radiantismo. In un mondo così perfetto, dove tutto funziona e non esiste più, non so se ti ricordi, nella nostra giovinezza, quando le trasmissioni in bianco e nero si interrompevano e trasmettevano le pecore o le fotografie dell'intervallo, perché erano successi dei problemi tecnici. Questa nostra trasmissione, questa nostra web, TV, radio, ha questo profumo di come si potrebbe dire, non mi viene la parola questa volta, che ne ho tante di parole questa volta, di sperimentazione, di rusticità, che certo consente avere questo anche questi piccoli inconvenienti che creano comunque un'intimità fra l'ascoltatore e colui che trasmette. Dopo di questo ti passo la parola. Benissimo Alfredo, dopo queste parole. Ma adesso mando l'intervallo. No. Mandiamo l'intervallo, lo facciamo lo stesso, lo facciamo con Melanie Ungar, col suo brano che si intitola What is Love. Scusate il mio inglese perché non so parlare bene in inglese. Comunque, chi ci guarda sulla web TV, metterò il titolo per intero, così ve lo andate a cercare. Sempre musica sotto licenza Creative Commons, quindi potete scaricarvelo tranquillamente dal sito, soprattutto dal sito jamendo.com, che è un sito molto importante per quanto riguarda questo tipo di licenza. Bene, io allora direi subito di mandare il brano senza indugio. Put on my red heels and in my hair, wait it up all night cause I thought you cared, and now you're calling me saying babe don't start a fight, stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me. What is love? I'm really not sure anymore. Butterfly.
Bene cari amici, ed eccoci ritornati di nuovo in onda qui per riascoltare Don Chisciotte, per ascoltare, continuare ad ascoltare Don Chisciotte e i mulini a vento, quattro chiacchiere tra Saius e Don Chisciotte. Siamo alla decima puntata e adesso passeremo un altro argomento, comunque sempre attinente a quello che è dei migranti, vero Alfredo? Certamente, sempre. È un articolo comparso sul Post International e parla di quanto ci costano gli immigranti, ma anche quanto ci fanno guadagnare gli immigranti. Ma prima di questo, hai un annuncio. Dare un annuncio particolare. Per quanto riguarda martedì prossimo, avremo un ospite, si parla sempre di Islam. E si parla di l'Islam arabo e comunque orientale, mentre non abbiamo mai parlato della realtà islamica in Italia, che certamente credo sia la seconda religione in Italia, e sarà nostro ospite il dottor Roberto Hamza Piccardo di Imperia, segretario per molti anni dell'UCOI. La UCOI è un'associazione che raduna tutti gli islamici italiani di origine italiana, quindi non solo migranti, ma proprio italiani, come è italiano di Imperia Hamza Piccardo. Poi Hamza si è ritirato dal suo impegno politico, possiamo definire, ha partecipato a tantissime trasmissioni televisive, e quando si cominciò a parlare dell'Islam, della realtà islamica in Italia, e ora è solamente uno scrittore ed è traduttore ufficiale del Corano in lingua italiana, di cui poco tempo fa è uscita una nuova edizione. Sarà un incontro interessante. Il dottor Piccardo ha una facoltà di parola veramente grande, è certamente un musulmano moderato, e la sua lotta adesso è quella di fare acquisire agli italiani l'vero spirito dell'Islam e non quello che ci propinano questi delinquenti dell'ISIS o di qualunque
aspetto fondamentalista creato negli ultimi tempi. Quindi mi raccomando, siate in ascolto la prossima settimana ed ancor di più se avete domande da fare al dottor Piccardo, sarà ben lieto di rispondervi. Per quanto riguarda un'altra notizia, come dicevo prima, l'ho letta sul Post internazionale, è una notizia non recentissima che risale al 24 novembre del 14, ma comunque è sempre inerente a questa situazione che sembra non devolvere ma evolversi invece. Molti di noi ci saremo posti, ma quanto ci costi, come ci costi, ma quanto ci costi, come era la vecchia pubblicità della Telecom di una volta, quanto costa l'immigrazione in Italia? E il Post internazionale ha fatto fare un calcolo da degli economisti per avere una traccia economica proprio, dei numeri, chiamiamoli così, dei numeri su cui lavorare. E i calcoli sono stati fatti sul 2012 e lo Stato italiano ha speso per l'arrivo di nuove famiglie immigrate 12 miliardi e 600 milioni, quindi una cifra considerevole, e queste spese si possono suddividere in varie voci, perché comprendono i servizi sanitari, che sono 3 miliardi e 700, quelli educativi 3 miliardi e 500, poi ci sono i servizi sociali, gli alloggi, la giustizia, le spese del Ministero degli Interni per la gestione e i trasferimenti economici. Quindi, calcolando che la spesa pubblica in Italia è stata di 800 miliardi, i costi dell'immigrazione sono stati dell'1,57% sulla spesa complessiva. No, di parlare di numeri non è che mi piaccia enormemente, perché preferisco l'aspetto umanistico del problema. Sono d'accordo, però bisogna far capire a tutti quanti con i numeri, perché i numeri sono importanti. I numeri sono molto importanti. In contropartita, però, adesso noi abbiamo visto le spese che l'Italia sostiene, ma quanto ci guadagna l'Italia dall'entrata degli immigrati nel suo territorio? Perché anche questo è un dato che dobbiamo tenere presente. Sempre parlando del 2012, lo Stato ha ottenuto 16 miliardi e mezzo di euro dagli stranieri, quindi ne ha spesi 12 e ne ha ottenuti 16, con un guadagno, chiamiamolo così, di 4 miliardi, e una parte delle entrate, circa 7 miliardi di euro circa, derivano dal pagamento dell'IRPEF. Poi c'è sull'imposta dei consumi, sugli oli minerali, sulle lotte, sull'otto e le lotterie, e per tasse e permessi. A ciò vanno aggiunti 8 miliardi e 9 di contributi previdenziali per gli stranieri. Quindi in totale delle entrate sono 16,5, delle entrate di 16 miliardi e mezzo di euro, ne ha coperto con lo scarto di 12 miliardi di spesa pubblica. I cittadini stranieri quindi hanno portato all'interno della nostra nazione un utile di quasi 4 miliardi, 3 miliardi e 9 circa. C'è da dire anche un'altra cosa che è palese, cioè basta girare in qualsiasi nostra città, e ne parlavo oggi proprio con un'amica con cui ho fatto una passeggiata per Bologna, e abbiamo evidenziato che gli immigrati hanno portato un grosso sviluppo economico anche nel commercio, perché a fronte di continue e devastanti chiusure di attività commerciali di italiane, c'è stato un grossissimo incremento di apertura di attività gestite da stranieri, da immigrati cinesi specialmente,
da pakistani, da Bangladesh. Ormai, per esempio, se devo parlare di Bologna, si può rilevare che la maggior parte di negozi di frutta e verdura sono in mano agli stranieri. Facendo un giro, io ho frequentato fin da piccolo il mercato di Bologna, la cosiddetta piazzola del venerdì e sabato, con mia madre, quindi quando ero piccolo, erano tutti ambulanti italiani. Adesso è estremamente difficile trovare ambulanti che non siano italiani, perché la maggior parte è di origine extracomunitaria. Quindi si può dire che in definitiva, e questa è una nota positiva di fronte a tante note negative, che l'immigrazione ha portato comunque un incremento anche alla nostra economia. Calcoliamo che certe attività, per esempio come quelle delle pulizie o della gestione dei parcheggi o tante altre gestioni, sono in mano ad imprese straniere, cioè di immigrati. I negozi di articoli cinesi stanno popolando tutte le nostre strade. Certamente molti storceranno il naso in questo fatto, per questo fatto. Posso capirlo e posso non capirlo. Posso capirlo perché in definitiva poi noi italiani siamo piuttosto campanilisti. Posso non capirlo perché tanti lavori gli italiani lo snobbano. Per esempio, vediamo semplicemente nella gestione delle attività di pulizia, gli italiani non si sono, hanno, si sono un po' schifati, diciamo, per questo lavoro, mentre viene fatto in maniera egregia e solerte da Oddio Alfredo, schifati fino a un certo punto con la situazione che adesso siamo, credo che si accontenterebbero di tutti i lavori, no, italiani? Esatto, ma io poi parlo di qualche tempo fa quando lavoravo, ecco, perché nel mio lavoro mi portava a essere spesso a contatto con queste aziende di pulizie. E adesso la situazione, come dici tu, Rosario, è estremamente cambiata perché qua siamo ridotti all'osso e dobbiamo stringerci la cinghia come facevamo nel dopoguerra, solo che la cinghia ha già perso molti buchi. E questa è un'altra notizia che per me è importante. Quindi abbiamo visto che la contabilità, proprio la pura contabilità del dare e avere, ecco, tra la nostra nazione e l'immigrazione ha dei costi e dei guadagni, e sembra da questi dati, che comunque sono riferiti comunque al 2012, non al 2015, i guadagni sono superiori ai costi. Oddio, Portano. Alfredo, non, mettiamoci anche una cosa che è fondamentale. Dimmi. I costi che insomma, abbiamo subito sommersi, diciamo, le famose tangenti, ci saranno tante tangenti lì, no? Ma no. Noi viviamo di tangenti, Rosario. E per quel no, perché mi piacerebbe anche sapere quello. Ma è difficile Viviamo riuscire a capirlo. è un po' difficile, caro. Viviamo di tangenti, siamo sempre stati oberati da tangenti, e purtroppo è un male che non riusciamo. Una crosta che ha ricoperto la nostra nazione, e ormai prima si parlava: ah, il meridione c'ha le tangenti, se devi fare una cosa devi pagare il capomorra, il capomafia, ma mi sembra che questo male sia diventato endemico
e parte dalla Val d'Aosta, arriva in Sardegna tranquillamente. È così, non si sa che come fare per poterselo togliere di dosso. Comunque, questi sono i dati che propone il Post International, comunque in un articolo del 2014, quindi questi dati dovrebbero essere aggiornati, e penso siano dati interessanti. Lo studio è stato fatto dalla Fondazione Leone Moressa, che è stato lui che ha realizzato questo bilancio del costo economico e del guadagno economico dell'immigrazione. Anche questa notizia noi l'accantoniamo. Quanti minuti ci sono rimasti? No, ne abbiamo ancora, Alfredo. Volevo solo dare una notizia che ho trovato, certo, sul fattoquotidiano.it. Vi ricordate De Luca, il sindaco di Salerno? Sì, certo. Allora De Luca condannato e le motivazioni sono: nominò il suo uomo per dargli più soldi. Insomma, all'epoca della sentenza, che gli infliggeva un anno di reclusione, comunque pena sospesa, per aver promosso in totale assenza di motivazione il suo braccio destro Alberto Di Lorenzo, il sindaco commentò: condanna demenziale per aver usato l'espressione project manager invece di coordinatore. Ma i giudici del Tribunale di Salerno sottolineano che lo scopo del primo cittadino era attribuirgli una inventata posizione apicale con conseguente riconoscimento di una più sostanziosa retribuzione. Quindi, questa è una notizia che ho trovato adesso sul fattoquotidiano.it, quindi gli amici che volessero andare a leggere l'articolo sul Fatto Quotidiano, nella, diciamo, nella parte giustizia e impunità, trovano l'articolo che ho appena citato. Alfredo, ti passo la palla, sono le 23.06 in questo momento, abbiamo ancora una decina di minuti scarsi, sì, quindi possiamo andare tranquillamente per portare anche avanti, insomma, la nostra trasmissione che dura un'oretta, quindi che diamo informazione. Certo. Volevo ricordare a tutti gli amici, insomma, di passare parole, di parlare con tutte le persone che conoscono, in modo che più persone ci possano ascoltare. Ascoltare anche la nostra voce, insomma, e poi, volendo, esprimere i loro pareri attraverso la chat oppure telefonandoci ai numeri della radio. Alfredo, a te di nuovo la cosiddetta palla. Così prendiamo la palla al balzo e parliamo della Sacra Sindone e del futuro. Quindi giubileo. Cambiamo argomento, insomma. Oh, parliamo questa volta di cose di Cosa Nostra, non di Cosa Nostra, di Casa Nostra. Di Casa Nostra. Ma sarà stato un errore, un refuso o così non mi ricordo come si dice. A volte mi spariscono le parole. Dunque, sappiamo l'età. L'età, la vecchiaia, poi Don Chisciotte era una persona un po' traumatizzata dalle letture, quindi un giorno poi parleremo di Don Chisciotte. Come sapete, già da alcuni giorni ci sarà l'esposizione della Sacra Sindone, una reliquia piuttosto contestata perché a monte di tante analisi, di tanti così parole che si sono dette, non è proprio detto che sia stato il lenzuolo che aveva avvolto il nostro Signore Gesù Cristo dopo la morte e prima della risurrezione. Comunque questa pseudo reliquia è esposta, come succede ogni tanto, nel Duomo a Torino, con dei costi piuttosto interessanti di pubblicità e di gestione della, questa volta, dell'immigrazione di fedeli verso il capoluogo del Piemonte. Il comunicato stampa, dunque, innanzitutto questa notizia la prendiamo dal Fatto Quotidiano, pagina della Scienza, e
Il titolo è Sacra Sindone, lo Stato sponsorizza la pseudoscienza, perché in effetti non c'è una vera e autentica dimostrazione che questo fu quel telo. È un po' come il discorso delle reliquie della croce di Gesù, che se dovessimo sommare tutte le schegge che sono sparse per il mondo della famosa croce di Gesù, ne avremmo costruite chissà quante di croci. Il comunicato stampa è dell'UAR, Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, che solleva la questione dell'esposizione della Sacra Sindone a Torino. Secondo questo documento, infatti, l'evento sono stati stanziati 800.000 euro dalla Regione Piemonte, altrettanti dal Comune di Torino, e 100.000 euro dalla provincia. Per un totale globale per questa iniziativa, lo Stato italiano ha sborsato 1.700.000 euro. E, logicamente, e non so pochi, e non so pochi. E non sono pochi. Con la situazione italiana, sai, in casa del povero anche acquistare un pezzo di pane già diventa difficile. E, come dicevo, il presidente dell'associazione Roberto Carcano logicamente ammette che tutti questi eventi portano guadagno, portano, perché i pellegrini mangiano, bevono, dormono in strutture cattoliche. Quindi perché deve essere l'Italia a pagare questo? La domanda è interessante e inquietante nello stesso identico momento, perché lo Stato italiano deve contribuire alle spese di gestione logistica, chiamiamola logistica, dell'evento. Il guadagno deve essere tutto per l'Azione Cattolica, che penso che a occhio e croce sia abbastanza ricca. E il pagare questi eventi, come fra poco anche il giubileo a Roma indetto da Papa Francesco, vengono a essere pagati con soldi pubblici e guadagni con soldi, e il guadagno va a privati, cioè a istituzioni religiose. È una diatriba interessante. Certo, perché purtroppo avviene sempre in questi casi. È proprio questo. No, dicevo, è proprio vero, insomma, in poche parole. Noi dobbiamo anche pagare. Noi dobbiamo pagare e gli basta, altri devono guadagnarci. Gli altri. È la solita storia, Alfredo, la solita storia. Il principe pastore, come diceva la canzone. Anche perché la Chiesa Cattolica non si è mai espressa sull'autenticità di questa reliquia, e che sembra, da studi, da analisi, con il carbonio, con tutte le varie soluzioni tecniche che sono adesso a disposizione degli scienziati, questo telo in cui compare l'immagine di un uomo, il negativo, l'immagine negativa di un uomo, viene datato intorno al Medioevo, e quindi vuol dire che è 1000 anni circa, occhio e croce, posteriore alla morte di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è una cosa piuttosto avvilente. Certamente gli scienziati cattolici giurano e stragiurano sull'autenticità della cosa. Gli scienziati atei, o comunque no, non voglio dire scienziati atei, gli scienziati, punto, hanno espresso dei forti dubbi su questa cosa, perché è una
è un artefatto in definitiva che chiunque, e poi staremo a vedere. Anche se, guarda, anche se questa, questo telo avesse 2000 anni, fosse anche un telo trovato in Palestina in scavi che portano alla luce delle testimonianze di 2000 più anni fa, cosa ci può dire? Che di Tizio, Caio e Sempronio si può dire, perché era un uso accertato e documentato di sepoltura fatta dagli ebrei, quindi può essere di chiunque, assolutamente. Per dimostrare, c'è stato comunque tra le ecco, una notazione dell'articolo interessante, dice che tra le più famose dimostrazioni, pollini vecchi di 2000 anni raccolti con un rotolo di scotch sulla Sindene e identificati come dalla Palestina, presunte tracce di monete sugli occhi che però scompaiono quando si esaminano le foto ad alta risoluzione, improbabile arricciamento di carbonio 14 o contaminazioni batteriche invisibili, cioè hanno trovato tutti i sistemi possibili, immaginabili, per poter dimostrare l'indimostrabile. Quindi, invece di parlare di Medioevo, hanno cercato di spostare la datazione verso l'anno zero, l'anno poi 27 dopo Cristo, perché Signore è morto il 27 dopo Cristo. È una notizia così che è certamente interessante. Una notizia da 1.600.000 euro, insomma. Esatto, una notizia da 1.600.000, ma noi siamo talmente ricchi che possiamo anche spenderli tranquillamente. Volevo dare un'ultima notizia, poi dopo io consiglierei agli amici che domani mattina lavorano di andare a letto, perché è già tardi, ma è la notizia che vi voglio dare, se adesso ci riesco, è divertente e finalmente è una notizia positiva che ti farà sorprendere, guarda. Sì. Sì, perché è divertente e utile nello stesso tempo. Sono curioso a questo punto, come spero anche i nostri amici che ci stanno ascoltando. Allora, il 23 aprile, cioè fra pochi giorni, oggi ne abbiamo 21, fra due giorni, in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia parte un nuovo gioco per incontrarsi fra sconosciuti. La spesa dei single. È triste vedere i single che vanno a fare la spesa tutti soli cercando di risparmiare, e molti, molti che non sono abituati, che prima lo facevano la mamma, poi la faceva la moglie la spesa, quindi sono impacciati di fronte a un carrello e di fronte alle scansie di un supermercato, potranno fare la spesa e cercare nello stesso tempo l'anima gemella. Porca miseria. Questa è molto carina, eh? Beh, cari amici, questa notizia dove la trovano? Allora, la notizia la trova su Repubblica di Torino. Ed è stata un'idea di Roberto Della Notte, esperto di organizzazione di eventi, che nel 2002 propose una cosa che è già diventata famosa, la cena degli sconosciuti, dove venivano invitati i singoli in modo che durante la cena, durante
si potessero conoscere, potessero parlare, potessero fare amicizia. Questa volta invece in 72 mercati sparsi, come ho detto, dal Piemonte, l'Emilia Romagna e la Lombardia, basterà andare in certi momenti al supermercato e verranno apposti sul carrello dei grandi cuori rossi. Quindi, diciamo, lo slogan è simpaticissimo: l'amore non si compra, ma lo trovi al supermercato. Questo è lo slogan dell'iniziativa. Un'iniziativa molto semplice, molto simpatica, che però io penso che attirerà moltissima gente, nell'ambito dei singoli, nell'ambito di chi a fatica il sabato di corsa va a fare la spesa. Speriamo che porti dei buoni risultati. Vi dico anche il sito, è www.laspesadeisingle.it, dove troveranno tutte le informazioni. E cosa ci guadagna il supermercato? Anche nel guadagno del supermercato c'è una cosa divertente, e infatti l'articolo finisce con una considerazione: e chi lo sa che da domani la confezione monopersione non diventi di formato famiglia? Ma Chissà, chi lo speriamo, sa? Stiamo dai, a vedere. lottiamo contro tutti contro la solitudine, sia i più giovani, ma anche quelli della mezza età e anche quelli anziani. Speriamo che questa piccola cosa possa essere utile per combattere la solitudine e aumentare le spese mensili di alimentari. Di alimentari. Io con questo, cari amici, se l'amico Sayus me lo permette, chiuderei le trasmissioni. Vi torno a ricordare l'incontro di martedì prossimo, sempre alle 10, di Don Chisciotte e l'amico Sayus con il dottor Piccardo Hamza Roberto, o Roberto Hamza Piccardo, di Imperia, con cui parleremo in maniera molto rilassante e propositiva della situazione della realtà islamica delle nostre città italiane. A te, Ross. Bene, sono le 23:22 in questo momento, abbiamo sforato 1 ora e 8 minuti in questo momento di trasmissione. Beh, diamo appuntamento allora martedì prossimo, al 28 di aprile, dalle sempre alle ore 22. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato fino a che hanno avuto la pazienza di ascoltarci in questo momento. Chi si fosse messo in contatto con noi, insomma, in ritardo, vi ricordo che potete riascoltare la replica di questa trasmissione venerdì su Radio Saiuz alle ore 18, e per il video potete andare tranquillamente su YouTube oppure tramite la nostra web TV rivederlo già penso da domani. Con questo è tutto, un caro saluto a tutti quanti, un caro saluto a te Alfredo, e possiamo andare con la sigla finale.